TG Live, telegiornale regionale della Sardegna. Benvenuti in nuovo appuntamento con l'informazione del TG Live qui al canale 88 della Digitale Terrestre. Il TG si apre con la cronaca, l'avete sentito anche nell'anteprima, c'è stato un incidente mortale questa mattina a Capoterra. È Massimo Cocco, il 19enne di Quartuccio, il ragazzo che è morto questa mattina a bordo della sua auto in direzione Pula. L'auto, dopo aver urtato un'altra vettura, è volato in acqua. Allora sentiamo la ricostruzione e i dettagli di quanto accaduto nel servizio di Maurizio Pilloni di UTG. Prima l'urto, poi il volo verso il mare e infine lo schianto in acqua. Questa è la ricostruzione ancora provvisoria del tragico incidente che ha visto il giovane Massimo Cocco morire sulla 195 stamattina. Il ragazzo si trovava alla guida della sua Renault Clio in direzione Pula, dove avrebbe dovuto lavorare. Arrivato al chilometro 9, poi lo scontro, ancora da chiarire se frontale, con una Fiat Marea. La Clio del 19enne ha quindi sbandato ed è finita in acqua. Forse proprio quest'ultimo impatto gli è stato fatale. I soccorritori, arrivati poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Illesa invece la famiglia a bordo della Marea. La statale è stata chiusa e ha visto l'intervento congiunto di polizia stradale e vigili del fuoco, oltre che operatori ANAS impegnati a gestire il traffico e ripulire. Intorno alle 13 la strada era di nuovo percorribile e la macchina era stata rimossa dall'acqua, ma sull'asfalto rimangono i segni dei rilevamenti. Linee tracciate con il gesso che avanzano per decine di metri e mostra una verità ancora più amara. Il ragazzo è uscito di strada in quel tratto di circa 200 metri dove il guardrail non c'è, poco dopo una piazzola di sosta. Si avvicina la verità per il caso di Stefano Dal Corso. Si svolgerà il prossimo 12 gennaio a Roma l'autopsia del detenuto morto nel carcere di Oristano, autopsia fortemente voluta dai familiari che non hanno mai creduto a quella che è sempre stata la versione ufficiale che ha sempre parlato di suicidio. I dettagli da Andrea Azzori. Il 12 gennaio alle 14 sarà eseguita all'ospedale Gemelli di Roma l'autopsia di Stefano Dal Corso, detenuto romano di 42 anni, trovato morto il 12 ottobre del 2022 in una cella del carcere di Massama ad Oristano. L'esame sarà preceduto da un attacco, sempre all'ospedale Gemelli di Roma, alle 10. L'esame autoptico a 15 mesi dalla morte sarà ancora possibile poiché la salma si trova attualmente al cimitero di Prima Porta a Roma, conservata ancora integra in una cella frigorifero solo grazie alla lungimiranza della sorella di Stefano. Il caso era stato ufficialmente chiuso come un suicidio per impiccagione, ma è stato riaperto a settembre grazie alle clamorose rivelazioni della moglie di un detenuto e di un super testimone raccolte da Marisa Del Corso, sorella della vittima. Le rivelazioni del super testimone, un agente della polizia penitenziaria, sono state depositate in procura. Secondo la sua testimonianza, Stefano sarebbe stato ucciso in carcere perché aveva sorpreso casualmente due agenti durante un rapporto sessuale. Per ben 7 volte la procura di Oristano aveva negato l'effettuazione dell'autopsia. E domani sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Giovanni Fresi, il 58enne di Arzachena, il cui figlio Michele è accusato della sua morte. L'esame sarà condotto dal medico legale Salvatore Lorenzoni a Sassari per determinare le cause e anche l'orario del decesso. Daniela Stara. Domani giovedì 4 gennaio alle 9.30 si terrà l'autopsia su Giovanni Fresi, l'orafo 58enne di Arzachena, la cui morte ha portato all'accusa contro il figlio Michele, 27 anni, di omicidio aggravato. L'esame autoptico sarà condotto dal medico legale Salvatore Lorenzoni presso l'Istituto di Medicina Legale di Sassari con l'obiettivo di determinare le cause del decesso e l'orario in cui è avvenuto. Alla procedura parteciperanno anche i tecnici designati da Anna Maria Cudoni, parte civile e compagna di Giovanni Fresi, assistita dall'avvocato Massimo Schirò del Foro di Milano. L'episodio di violenza risale alla notte del 28 dicembre, quando dopo una serata agitata caratterizzata da alcol e droghe in alcuni locali di Arzachena, Michele Fresi ha prima aggredito una ragazza di 24 anni causandole la rottura della mascella e successivamente ha colpito il padre Giovanni con una mazza di legno al cranio in via Adua, a pochi metri dall'abitazione del figlio.
Il giovane, in uno stato di agitazione, secondo la sua stessa ammissione, sotto l'effetto di acidi e cocaina, ha poi attaccato due carabinieri accorsi per fermarlo e arrestarlo. Michele Fresi è attualmente detenuto nel carcere di Bancali, con l'accusa di omicidio aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e porto d'arma impropria. La sua difesa è affidata all'avvocato Pierfranco Tirotto. L'esito dell'autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli cruciali per l'inchiesta in corso. E non lasciamo la cronaca, il 21enne di Porto Scuso, Giacomo Mura, coltellato durante i festeggiamenti di Capodanno a Cagliari, sarà presto trasferito da reparto di terapia intensiva a reparto di chirurgia del Brozzu. Le sue condizioni stanno migliorando, consentendo il cambio di reparto. L'aggressione si è verificata vicino alle scalette di Santa Chiara e i carabinieri della compagnia di Cagliari stanno conducendo le indagini per ricostruire l'accaduto. Attualmente i militari stanno interrogando alcuni giovani che erano presenti con Mura durante l'aggressione. Al vaglio anche le immagini della telecamera della zona per ottenere ulteriori dettagli. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine della lite c'è stato un lancio di petardi che ha scatenato una discussione con un altro gruppo di giovani, discussione che poi è culminata appunto nell'aggressione di Giacomo Mura. E a proposito di aggressione, è stata certamente brutale quella che è avvenuta nella notte di Capodanno a Olbia. Ignoti hanno colpito al volto con un corpo contundente un imprenditore di 30 anni di Berchidda. Il giovane è stato operato e dai social chiede aiuto per l'identificazione di colui che l'ha aggredito. Daniela Stara. Nella notte di Capodanno la tranquillità della città di Olbia è stata spezzata da un inquietante episodio di violenza che ha colpito Fabrizio Apeddu, imprenditore trentenne di Berchidda. Mentre partecipava ai festeggiamenti con amici nelle vicinanze del centro cittadino, Apeddu è stato brutalmente attaccato da ignoti, approfittando della confusione generale causata dal concerto di Zucchero e Salmo. Il giovane è stato colpito alle spalle, al volto, con un corpo contundente che gli ha causato la frattura della mandibola. Le circostanze precise dell'aggressione rimangono oscure e saranno oggetto di un'indagine. Dopo l'aggressione, Fabrizio Apeddu ha rivolto un appello disperato alla comunità attraverso i social, chiedendo aiuto per raccogliere informazioni per identificare l'aggressore. Il giovane si è quindi recato al pronto soccorso del Giovanni Paolo II ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Sassari, dove ha subito un intervento chirurgico a seguito delle gravi ferite riportate. Dal reparto ha condiviso una foto nella quale ringrazia i medici e rinnova la richiesta di aiuto per l'identificazione di colui che lo ha picchiato. La risposta della comunità è stata immediata e calorosa, con numerose persone che hanno condiviso il messaggio di Apeddu, dimostrando solidarietà e sostegno. Anche il sindaco di Berchidda, Andrea Nieddu, ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza, l'affetto e la solidarietà per un'aggressione che ha definito improvvisa, ingiustificata ed incomprensibile e che pone interrogativi sulla sicurezza di tutti nella vita di ogni giorno.